Due parole velocissime. Ringrazio per la presenza dei sindaci che con noi oggi firmano la convenzione per la città libica di committenza. È stato un percorso complesso, oggi arriva alla sua conclusione. È un rapporto che cementifica ancora di più i rapporti che noi abbiamo dal punto di vista amministrativo e non solo tra quattro comuni importanti di questo territorio, di Carpineto, il comune di Corte e il comune di Carignano. La volontà di lavorare insieme, la volontà di affrontare le questioni di comune accordo, la volontà di fermare le divisioni, gli isolamenti e iniziare una stagione nuova fatta di collaborazione che serve a difendere gli interessi di questo territorio troppe volte indifeso e serve a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. La centrale unica di committenza è uno strumento che ci permetterà a tutti noi, insomma, ringrazio per la loro disponibilità, i sindaci che qui presenti sono oggi pronti a firmare con me, perché loro la centrale l'hanno già costituita e in qualche modo hanno accolto il comune di Colleferro, ringrazio il comune Capofila che era Carpineto, che oggi mi passa a questi. E questo consentirà a tutti noi di sbloccare molti fondi provenienti dagli enti sovraordinati che serviranno a realizzare opere pubbliche importanti in tutti i comuni, opere pubbliche che la nostra gente aspetta da tempo, che sono obbligatorie per l'agenda politica delle nostre amministrazioni, perché come dicevo prima migliorano la qualità della vita dei nostri concittadini. Questo è un percorso che oggi formalmente si conclude in questo mese di agosto, nel quale la politica non si ferma. Mi preme ribadire l'importanza della politica locale e dell'amministrazione locale, in un paese dove le famiglie, dove i cittadini perdono ogni giorno la fiducia nelle istituzioni democratiche elette dal popolo, i sindaci, gli unici eletti dal popolo, fra i pochissimi ancora eletti dal popolo all'interno delle istituzioni, sono tutti i giorni incessantemente presenti nei loro municipi, sono l'unica interfaccia del cittadino, sono l'unico motivo di sfogo, l'occasione di sfogo delle questioni che rendono annosa la vita delle nostre comunità e sono incessantemente a disposizione per migliorare il nostro territorio tutti i giorni, al di là di colori, al di là delle idee politiche, perché credono nel loro mandato e se ragionassero in maniera razionale non lo farebbero. Fanno quello che fanno perché una specie di vocazione anima le nostre azioni e per questo io credo che ai nostri cittadini vada sempre ricordato quanto è importante il ruolo dei comuni e delle municipalità e quanto il ruolo dei comuni e delle municipalità sia a loro disposizione nello spirito di reciproca collaborazione. Non aggiungo altro perché dobbiamo anche insomma, essere brevi, non so se i colleghi vogliono aggiungere qualcosa, naturalmente ringrazio i segretari comunali qui presenti, ringrazio tutti quanti i dipendenti comunali che in questo periodo si sono adoperati per la stesura degli atti, delle documentazioni che ci permetteranno oggi appunto di concretizzare questo atto importante per i nostri comuni. Grazie. Grazie. Sì, allora facciamo prima per domanda. Ah, perché c'è il sesso. Bella pena. C'è l'unica cosa bella che ti sono blu perché il nero potrebbe essere una foto, il blu no.